la mia macchina. Neanche la mia, avvocato. E che cos'è? Un antifurto? No, 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 non è una macchina. Viene da lassù, è l'allarme di un appartamento. Ma che stiano più attenti, non si può più dormire. Basta, fatela finita, staccatela questo suono. Non era un allarme antifurto. Era il vagito della creatura di Mariangela. E sempre faceva così nelle notti di plenilunio. I suoi familiari che lo sapevano si erano premuniti. Così non sentirono neanche il telefono. Era il collega Filini che tentò per tutta la notte di dare a Fantozzi la più terrificante delle notizie. Attraverso una serie di spiate, di ricatti, di adesioni alla mafia, alla camorra, all'ndrangheta, alla P2 e con 4 abbonamenti a vita a Famiglia Cristiana, l'inoffensivo e dimesso ragionier Fonelli era stato improvvisamente nominato mega direttore naturale del personale e aveva assunto il nome di Cobram II. Vedo con piacere, cari sottoposti, che finalmente siete tutti d'accordo con il vostro Fonelli sulla bellezza dello sport dilettantistico, sulla necessità fisico-psichica di praticarlo, sui dettami del marchese di Coubertin, perché l'atletica è la regina degli Fonelli! Sport. La regina degli sport! Propongo il lancio dello stronzo! Facciamo! Ma come ti sei vestito dal direttore generale, eh? Guarda, passa il nonnino! Dichiaro aperti i primi giochi aziendali. Qui l'importante non è partecipare, è vincere. I partecipanti della squadra ultima classificata saranno tutti trasferiti nella nostra miniera di Sasso Stretto, frazione di Carbonia. E qui impiegati come muli da soma. Si cominciò con la batteria dei 100 metri piani. Fai almeno un punto, siamo nelle tue mani, hai capito? Puccettone, non mi togliere la concentrazione. Scusa. Ai posti di partenza, pronti? Salto in alto. Permesso, 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 salti là, permesso. Risultati dopo il salto in alto, ufficio Bustarelle punti 7, ufficio Ricatti 6, amministrazione 2, ufficio Sinistri 0. Ai vostri posti, pronti? Salto con l'asta, in pedana il ragionier Fantozzi, geometra Filini dell'ufficio Sinistri. Il dottor Paternò dell'amministrazione. Ma che fa lassù? Ma mi scusi, ma questa è la salita alla pertica, no? Ma no, è il salto con l'asta, venga allora, giù. Allora, come pertica, non vale. Vabbè, va bene. In pedana, il geometra Filini.
Alla 27esima falsa partenza ci fu il clamoroso suicidio dello starter di Tommaso. Fantozzi fu obbligato a sostituirlo spontaneamente. Via! Partenza valida. Situazione dopo 100 metri piani. Ufficio Bustarelle punti 9, ufficio Ricatti 7, amministrazione 5, ufficio Sinistri 0. Poi, nel settore del lancio del peso... Sì, ecco qua, si metta qui e tiri, vede dove deve tirare, lì, il coraggio, un bel tiro, mi raccomando, vediamo. Mio! No, non mi sento. L'ho messo. Ecco. Perché? Nostro. Guardate meglio. Vi assicuro che è nostro. Corsa dei 3.000 siepi. Buono un po'. Giro, mi frema lo spinto. Fantozzi cercò allora abietamente di trasformarla in una gara di 50 metri rana. Intanto anche il settore femminile non dava risultati apprezzabili. Aspetti un attimo, io non sono ancora preparato, mi devo concentrare come la Simeone, aspetti, un momento, due. Mi devo concentrare. Oh! No! Addio! Deve partire! Chi deve partire? Lei! Io! Via! Galop! Ma che è successo? Ragionier Fantozzi! Ai! Settore salto in lungo, squalificato, braccio sinistri! Ok! Ha visto che passano degli oggetti pericolosissimi. Non ho visto niente. Ragionier Fantozzi. Gara del lancio del martello. E in pedana l'atleta Fantozzi. Buongiorno. Ma questo non... No, Vabbè. Via. Pensa. Non si può quello, no. Primo lancio di Fantozzi. Nullo. Secondo lancio di Fantozzi. Dove? Secondo lancio di Fantozzi. Terzo lancio di Fantozzi. Lancio valido. Ecco la classifica generale prima dell'ultima gara di staffetta. Ufficio Bustarelle punti 16, ufficio Ricatti 14, ufficio Amministrazione 7, ufficio Sinistri punti 0. Per non restare a zero ed essere trasferiti a Sassu Strittu, in provincia di Carbonia, Filini escogitò un sistema per vincere almeno l'ultima gara, la staffetta 4%, che valeva ben 20 punti. Era solo in fondo un tragico espediente per costringersi a correre più forte. Nei cessi dello stadio si era svolto un agghiacciante sorteggione per il posto di ultimo frazionista. Era uscito vincitore il più fortunato, Fantozzi. Vola, Pulcettone, vola! Come corre?